noi siamo impegnati, l'amministrazione locale è impegnata in tutte le attività che riguardano la sicurezza, intesa in senso lato, in città. Sicuramente in questa fase, che potrebbe, speriamo di no, diventare nuovamente critica, la polizia locale potrebbe essere chiamata a svolgere una funzione simile a quella che ha svolto durante il lockdown, cioè coordina in accordo con le altre forze di polizia, svolgere i controlli sul territorio affinché le norme anti-Covid vengano rispettate da attività commerciali, singole persone, gruppi di persone, veicoli. È un'attività che nei mesi del lockdown ha avuto un'intensità molto molto rilevante, al punto che, come ho avuto occasione di dire qualche settimana fa, i controlli complessivamente effettuati sono stati più di 60.000 dalla nostra polizia locale. Il coordinamento di questa attività viene svolto dal questore, che periodicamente convoca tavoli tecnici alla presenza di tutti i responsabili delle forze dell'ordine della città di Bergamo. La città viene ripartita in aree e in settori e ogni settore viene affidato a una delle forze di polizia. E noi facciamo parte di questo contesto organizzativo, svolgiamo ogni giorno questa funzione nell'area che ci viene assegnata. Ad oggi è una funzione che non occupa ovviamente tutto il tempo disponibile della polizia locale, perché la situazione è ancora ampiamente sotto controllo nella nostra città, ma siamo pronti comunque a rispondere alle sollecitazioni che il questore o il prefetto ci dovessero rivolgere in caso di necessità. L'abbiamo già fatto una volta, siamo pronti a rifarlo anche con maggiore intensità nel prossimo futuro. Speriamo non serva, speriamo bastino i controlli che ordinariamente effettuiamo nei confronti, come dicevo, di cittadini e attività commerciali. Unitamente a questa attività ci occupiamo di tutte le tematiche e le criticità che via via si manifestano nella nostra città. A me giungono richieste, esposti, segnalazioni da parte di cittadini, comitati, gruppi, associazioni. Ma non solo a me, la polizia locale riceve ogni anno più di 1.000 segnalazioni che cerca di istruire una per una e a cui cerca di dare una risposta efficace. Veniamo sollecitati su diversi temi sui quali cerchiamo di dare risposte concrete. Riguardano soprattutto alcuni comportamenti legati al degrado, a comportamenti impropri in alcune aree della nostra città, l'abbandono di rifiuti, al consumo di bevande alcoliche o di sostanze stupefacenti e allo spazio di strada. Questi sono i due temi che oggi abbiamo con maggiore frequenza. Quello che noi cerchiamo di fare è di migliorare dal punto di vista tecnologico per avere più occhi e più controlli tecnologici sul territorio e di migliorare dal punto di vista operativo. Siamo riusciti a concludere la procedura di assunzione, avremo più forze, quindi più agenti per strada che potranno fare queste attività. Rimane il fatto, e mi sembra giusto dirlo, che la nostra città comunque è attenzionata in maniera quotidiana dal sistema, cioè prefetto, questore, forze dell'ordine e la nostra amministrazione sono assolutamente vicini ai bisogni dei cittadini e cercano di fare il massimo possibile per rispondere ad ogni bisogno. Ovviamente bisogna avere un po' di pazienza perché la città è grande, ci sono 300 km di strade, 23 quartieri e quindi essere ovunque contemporaneamente impossibile, ma cerchiamo di fare il massimo che la situazione ci consente.